Ciao a tutti, sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Ormai Belen e Stefano hanno scelto di non nascondersi più, nemmeno sui social. Ecco quindi che potrebbe arrivare un lieto annuncio a brevissimo. Dopo anni di matrimonio e anni separati, Belen dopo la nascita di Luna Marie torna ad amare senza filtri il papà del suo primogenito Santiago. Belen e Stefano inseparabili, ormai non è più un segreto, Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno di nuovo insieme. Sì, perché il detto a volte ritornano, stavolta sembra aver funzionato alla grande. Tanto che i due hanno scelto di non nascondersi più nemmeno sui social. I due stanno trascorrendo le vacanze nei mari italiani e qualche giorno fa si sono concessi una pausa a Sorrento. Sui social si sono mostrati insieme a Gennaro Scognamiglio, lo chef del Paiman Sea Bar di Castellammare di Stabia. È stato proprio lo chef a postare un video su TikTok insieme alla coppia. Dopo aver pranzato, Belen e Stefano si sono rivolti allo chef molto disinvolti e hanno affermato: Gennaro Scognamiglio, cucini benissimo. E è lei cucina più buona di Napoli e dintorni. Successivamente, con tanta ironia, Stefano ha chiesto allo chef 10.000 euro per la promozione che gli aveva appena fatto in video. Lavorativamente parlando, i due per il momento sono in pausa, ma si prospetta una stagione molto calda per entrambi, lei su Mediaset con Tu sì che vale se lui, probabilmente, con un programma in prima serata su Rai 1. Per quanto riguarda Belen, le registrazioni del programma si stanno svolgendo ora e lei non ha mancato di mostrare alcuni degli outfit indossati, come, ad esempio, una tuta total white da sposa sirena. Un nuovo matrimonio all'orizzonte, il settimanale Diva e Donna ha dato l'esclusiva, probabilmente, molto presto, Belen e Stefano si risposeranno. Una notizia che non potrebbe che rendere felicissimo il piccolo Santiago, molto legato sia al papà che alla mamma. Ma non solo, la showgirl, infatti, starebbe programmando anche un terzo figlio, il secondo con Stefano De Martino. Un bebè che potrebbe arrivare tra un paio di anni. Del resto, come più volte la Rodriguez ha affermato, le sarebbe sempre piaciuto ripetere il terzetto della sua famiglia d'origine, in cui sono tre figli. Nonostante i momenti romantici, entrambi non dimenticano i loro doveri da genitori. Pochi giorni fa, infatti, Belen ha condiviso dei video dolcissimi di lei e Luna Marie in piscina, poco prima di tornare a lavorare. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.